Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV, una buona settimana a tutti voi. Apriamo con la cronaca. Nello scorso weekend i carabinieri di Ischia hanno avviato una serie di controlli in vista del carnevale, intervenendo in diversi settori. I militari hanno sorpreso un giovane ubriaco alla guida, un'auto rubata, un giovane senza patente e altre irregolarità. Guardiamo il servizio. Controlli per il carnevale sull'isola di Ischia. Decine di carabinieri della locale compagnia hanno presidiato le zone più sensibili per garantire sicurezza ai residenti e soprattutto ai tanti bambini mascherati in parata. Denunciato un 22enne di Forio perché si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Alla guida della sua auto percorreva via Gennaro Savio, zigzagando tra gli altri veicoli e mettendo in serio pericolo alcuni pedoni. La patente gli è stata ritirata. Senza permesso di soggiorno, un 39enne e un 55enne di origini ucraine si sarebbero trattenuti sul territorio nazionale senza alcun titolo, anche per loro una denuncia. Dovrà poi rispondere di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un 52enne di Giugliano in Campania, sbarcato da un aliscafo nonostante fosse sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Alla denuncia è stata abbinata anche la proposta per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'Isola Verde. Ricettazione è il reato ipotizzato per una 51enne di Forio durante un controllo alla circolazione. È stata sorpresa in una Fiat 500 d'epoca, risultata provento di un furto commesso nel novembre scorso. L'auto era stata riverniciata, la targa modificata e il telaio alterato. Il veicolo è stato sequestrato e sarà riconsegnato al legittimo proprietario. Ancora un automobilista nei guai, questa volta per guida senza patente, 25enne di Serrara Fontana, ha mostrato ai carabinieri una denuncia di smarrimento della patente, tentando di giustificare il fatto che non la portasse al seguito. In pochi istanti, grazie ad una verifica in banca dati, è emerso che il giovane non l'avesse mai conseguita. La sua auto è stata quindi fermata amministrativamente. Nel bilancio infine non è mancata la droga, un 34enne è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di 4 grammi di hashish. I controlli dei carabinieri continueranno anche nelle prossime ore. A Casamicciola già la scorsa settimana sono iniziati sopralluoghi e rilievi nello specifico presso gli edifici della zona di Piazza Bagni per stabilire l'eventuale inagibilità degli immobili, ma l'obiettivo più ampio è quello di arrivare a rimodulare la zonizzazione anche alla luce degli interventi di somma urgenza che hanno permesso di mitigare almeno il rischio idrogeologico. Il subcommissario per l'emergenza Gianluca Loffredo ha spiegato le tappe che la struttura commissariale per l'emergenza sta percorrendo per arrivare quanto prima ad una riapertura completa o quantomeno parziale di gran parte della zona di Piazza Bagni. Sentiamolo, Fredo. Dalla settimana scorsa abbiamo iniziato dei rilievi e dei sopralluoghi puntuali presso gli edifici contermine alla zona di Piazza Bagni, soprattutto le attività produttive, gli alberghi, le terme, proprio finalizzati a stabilirne il grado di inagibilità o di non funzionalità conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre. I sopralluoghi che stiamo mettendo in campo, tra l'altro, hanno anche un altro importante effetto, cioè quello di ridefinire a breve la zonazione che è stata prodotta appunto dai centri di competenza. Questi sopralluoghi, tra l'altro, stamattina li abbiamo effettuati proprio con gran parte dei responsabili che hanno assistito alla prima fase delle attività dei centri di competenza con l'emanazione e l'adozione della prima zonazione a seguito dell'evento, che può subire appunto delle modifiche in termini di ridefinizione di alcune zone proprio alla luce sia degli interventi di somma urgenza che hanno avuto e stanno avendo corso al fine di mitigare il rischio residuo, e poi anche alla luce di una conoscenza del territorio che è certamente sempre più dettagliata con il passare delle settimane, grazie anche a rilievi specifici, anche a sondaggi che abbiamo effettuato con i diversi centri di competenza, e quindi stiamo mettendo a frutto il quadro cognitivo di diagnosi, quindi la fase diagnostica ci consente oggi di poter
riuscire ad avere un quadro molto più preciso, grazie anche agli interventi che hanno eliminato il fango dalle strade, dagli scantinati, dai piani terra degli edifici, dagli alvei tombati che sono stati disostruiti, che rappresenta una delle principali criticità di carattere idraulico. Quindi questo è il lavoro che stiamo mettendo in campo e che produrrà degli effetti a brevissimo termine. Sicuramente nelle prossime settimane la rielaborazione di tutte queste informazioni, sopralluoghi e dati consentirà di rimodulare la zona di Piazza Bagni, che è quella appunto maggiormente sotto fase di studio, per poter consentire alle attività produttive, ma anche alle abitazioni, di poter ritornare ad una certa normalità. Allora, dunque, queste attività sono proprio finalizzate a capire quale può essere il rischio di quell'area. Chiaramente, il tipo di zona cambia, ma non significa che il rischio sarà nullo. Cambia rispetto alla previsione fatta, alla valutazione fatta un mese e mezzo fa, ma avrà comunque una valutazione di rischio idraulico che non può essere annullato. Sarà comparata ad altre zone che hanno visto comunque degli effetti, ma non così tali da poterle mettere in condizione di non renderli neppure raggiungibili, diciamo, la cosiddetta zona rossa. A monte stiamo intanto continuando gli interventi di somma urgenza, e l'obiettivo è quello di, da qui ai 60 giorni, date dalla normativa, tra l'altro dalla legge della settimana scorsa, un quadro degli interventi finalizzati poi a definire un piano che, insieme col piano di assetto idrogeologico, definisca anche il piano di ricostruzione, come dice la legge. Quindi bisogna stabilire la cornice degli interventi anche attraverso un'analisi delle alternative possibili e individuare quelle che possono essere le più efficaci possibili sotto il profilo del rapporto tra benefici e costi. È il weekend di Carnevale, sono iniziati i primi appuntamenti dedicati soprattutto ai più piccoli, che avremo modo di seguire anche nella giornata di domani, ed in attesa dell'appuntamento più sentito, soprattutto a Forio per il Carnevale di Monterone, il weekend si è aperto con le prime iniziative dedicate ai bambini, come dicevo, e nel particolare a Forio con un appuntamento tenutosi nel pomeriggio di domenica, in cui è stato presentato lo studio storico che ha portato il Carnevale di Monterone all'iscrizione nell'importante registro regionale IPIC, Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania. Un riconoscimento molto ambito che riconosce la valenza di una delle nostre tradizioni più vere e partecipate. A margine di ciò è stata realizzata una pubblicazione a cura di Gaetano Maschio che racchiude tutte le foto storiche e le testimonianze che hanno composto il dossier della candidatura. Nel servizio che segue ascoltiamo le parole di Gaetano Maschio, di Toni Mendella e dello storico presidente della folcloristica Monterone, Bartolo Reggi. Gaetano Maschio, si è appena conclusa la presentazione della pubblicazione Storico Carnevale di Monterone, IPIC Regione Campania. Un opuscolo che racchiude la storia, gli aneddoti sul Carnevale di Monterone e il decreto con il quale l'evento è stato inserito nell'inventario IPIC della Regione Campania. Sì, una grande festa di popolo e questo per me è una grande gioia. Tutti hanno risposto con quel senso di abnegazione, con l'afflato di venire ad emozionarsi con noi. L'opuscolo contiene appunto i ricordi dei personaggi che io ho avvicinato, soprattutto il presidente della Emerito Bartolo Reggine della folcloristica Monterone e ancora prima del comitato, e poi lo studio, ecco perché dalla pagina 9 di questo opuscolo c'è lo studio che io ho effettuato per presentare l'istanza per il Carnevale, per ottenere l'IPIC della regione Campania come bene culturale immateriale. Io invito veramente tutti diciamo, ad approfondire, e soprattutto questa sera è stato molto molto importante, ecco, l'idea avuta dal sindaco Francesco Del Deo di lanciare una borsa di studio per chi vorrà, ecco, dedicare appunto allo storico
Carnevale di Monterone, inserito nell'IPIC della Regione Campania, la propria tesi di laurea come bene immateriale, culturale, anima del nostro popolo, anima di Monterone. Quindi il compendio è stato veramente con questa sorpresa bellissima. Andiamo avanti e naturalmente il Carnevale alle porte, quindi buon Carnevale a tutti. Tori Mendella, appunto con questa presentazione si è entrati nel vivo del Carnevale di Monterone. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Allora, il prossimo appuntamento, il Carnevale a Monterone, partirà con la sfilata delle mascherine dei Carnevali dei più piccoli. Verso le 17 scenderà la banda Città di Monterone in piazza. Al rientro avremo un grande spettacolo di musica e cabaret di grandi professionisti. Non mancheranno piatti tipici, quest'anno non vorrei sbagliare, ma ci sarà anche la montanara oltre a salsicce e friarielli. Dobbiamo solo partecipare allo spettacolo e speriamo che andrà tutto bene come sempre. Buon Carnevale! Bartolo Reggine, storico presidente della Folcloristica Monterone, associazione che da anni organizza il Carnevale. Agli anni della tua presidenza sono legati certamente tanti aneddoti. Vuoi raccontarcene qualcuno? Beh, quello che ricordo con maggior chiarezza è che un anno addirittura fece la neve e venemmo qua a fare c'era Nello Di Maio allora che veniva, il tenore Nello Di Maio che veniva a fare lo spettacolo. Corremmo dalla piazza con Pasquale si ospitò qui e facemmo il carnevale qua dentro, anche se poi vabbè lasciamo perdere le polemiche, quelle le lasciamo agli altri, noi facciamo le cose per divertirci e per rimanere un ricordo come questa sera a tutti questi monteronesi e foriani. Ovviamente il Carnevale di Monterone è legato anche al ricordo di importanti personaggi che hanno fatto la storia di questo carnevale. Certo, c'era il primo carnevale l'ho visto che avevo 10 anni, io abito alla Chiaia, siccome che mio papà aveva i muli e venivamo qua in piazza a mettere i ferri ai cavalli, no? E c'era un maniscalco, Mastantonio si chiamava, e venivo con mio padre. Quando si preparava il primo carnevale che ho visto era nella via Tironi, che c'era una signora anziana, si chiamava, il figlio si chiamava Gaetanin e Ciagnacola, lei ero piccolo, non mi ricordo come si chiamava, e il primo carnevale, il primo pupazzo che l'ho visto a 10 anni, e da lì questa passione mi è ritornata e mi sono fatto coinvolgere in questa manifestazione, e sono contentissimo di averlo fatto, con tanti amici, tanti collaboratori, mia moglie, le signore Angeline e Giosico, mi hanno ricordato tutto, Maria Ascali, tutte queste persone che ci sono state vicine, perché da solo non puoi fare niente. Se hai dei collaboratori ti aiutano e puoi fare queste cose, riescono benissimo. Apriamo la pagina dedicata allo sport, come ogni lunedì parliamo di calcio. Ieri in campo l'Ischia con 3 gol siglati nella ripresa da Simonetti, Chiariello e Florio, i gialloblu non hanno steccato contro l'Atletico Calcio che invece all'andata riuscì a battere gli isolani, e in virtù della sconfitta pesante del Casoria con l'Albanova i gialloblu allungano proprio sul Casoria che è secondo in classifica portandosi sul +4, Casoria che tra l'altro sarà il prossimo avversario dell'Ischia. Nel post partita mister Buonocore ha elogiato la prestazione della squadra e ha ancora una volta tirato le orecchie al pubblico ischitano, ancora troppo poco presente secondo Buonocore. L'intervista. Sì, abbiamo fatto fatica al primo tempo, le squadre che si mettono così in questo momento, se non riusciamo a sbloccare dopo 10 minuti abbiamo avuto 2 palle per fare subito gol, non le abbiamo sfruttate, dopo sai, le partite sono di meno e c'è un po' di frenesia su quello che stiamo facendo, però stiamo cercando di lavorare molto sul fatto mentale, che devono stare sereni, devono stare tranquilli, perché tanto la partita la dobbiamo giocare, ma la che vai la perdi, ma almeno la giochiamo come la possiamo giocare, insomma.
E quindi sì, abbiamo fatto una partita normale, abbiamo vinto 3-0 e siamo contenti. Mister, oggi abbiamo visto che sul 3-0, insomma, vabbè, ma me ha dato spazio, insomma, anche ai più giovani. Quanto sono importanti coloro che subentrano anche nell'economia, insomma, di un risultato acquisito? Molto importante, perché sono giocatori che sulla carta potrebbero giocare tutti. Poi dopo, insomma, il livello è abbastanza alto nella rosa che abbiamo, quindi quando c'è sta l'opportunità a giro, noi 8-9 giocano sempre quelli. Poi cambiamo ogni tanto, adesso se Franco Brienza non avesse avuto il problema che ha avuto venerdì, sarebbe stato titolare. Quindi dopo, insomma, questi ragazzi che sono entrati, a Luigi Boni che aveva fatto già due campionati titolari, Doni Di Costanza è un titolare, in questo momento sta soffrendo, insomma, la situazione. Oggi ho mandato in tribuna Matarrese è un giocatore molto forte, però quando siamo tutti, qualcuno deve rimanere fuori, a turno bisogna che rimangano fuori. Mister, con quale spirito ci va Casoria, anche se magari la vittoria ha liberato continuamente, vedendo il primo tempo forse un po' i fantasmi, no? Sì, no, vabbè, quello sì, sicuramente noi avevamo un po' quest'ansia, questa preoccupazione, anche la gente, i ragazzi che vengono a fare il tifo sempre, la gente ci deve dare una mano, perché altrimenti non ha senso che vengano al campo. Io sentivo sempre, insomma, non capisco perché. Una cosa che mi faccio allenatore, dico le cose, io non riesco a capire. 17 anni fa era la stessa cosa, siamo 2023, è un continuo. Cioè, una squadra prima in classifica, bisogna che la gente gli dia una mano, anche nei momenti di difficoltà. Non solo quando il primo tempo finisce 3-0, perché altrimenti siamo ancora a 50 anni fa. Dammi un attimo una regolata, per favore, qua, perché altrimenti non abbiamo capito un cazzo. Questa squadra è stata costruita in 15 giorni. Questa squadra non doveva vincere il campionato, perché noi non siamo partiti per vincere il campionato, siamo partiti per fare un buon campionato. Questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario. Tra virgolette, tra quello che stanno facendo e quello che stiamo avendo è molto poco, perché io penso che una squadra che è prima in classifica fa 400-500 persone alla domenica, Ischia non ho mai visto. Al di là di questa cosa qui, io penso che questa squadra in questo momento ha bisogno di stare sereno, di stare tranquillo, di non pensare, di cercare di essere sbarazzina come era tipo un mese e mezzo fa, però è talmente... Sono tanti ragazzi di Ischia e hanno talmente questa voglia di vincere che tante volte li può anche frenare nei momenti di come in questo momento. Quindi io credo che noi dobbiamo essere un corpo unico per cercare di riuscire ad arrivare in fondo, e se riusciamo a fare ad arrivare primi in questo girone, che è difficilissimo, con squadre sulla carta, tra virgolette, che spendono il doppio dei soldi dell'Ischia, che hanno dei giocatori che l'anno scorso giocavano in categoria superiore. Io credo che la società ha lavorato benissimo, se riusciamo a fare una roba di questo tipo. Sugli spalti del Mazzella era presente anche il presidente Lello Carlino, accolto con entusiasmo dalla società di Pino Taglialatera e dal pubblico isolano. Carlino ha elogiato i gialloblu, autori di un'ottima partita, ed è ritornato sul tema della necessità di avere un maggior coinvolgimento dell'imprenditoria e della cittadinanza ischitana. Ascoltiamo. Il pubblico delle grandi occasioni, forse i ragazzi hanno risentito di questa affluenza, a volte può essere positivo, a volte per ragazzi giovani come i nostri può essere un fatto negativo, però alla fine abbiamo fatto un gran secondo tempo, abbiamo meritato di vincere e soprattutto ritornare al Mazzella e vedere tanta gente è quello che fa piacere a noi, a Pino Taglialatera, che ha fatto un grandissimo lavoro di ragazzi giovani per bene, è un grande club che sicuramente può portare sicuramente alla vittoria finale. Si aspettava di disputare? Io no, ma devo dirti che Pino è stato sempre convinto, dal primo momento che è venuto da me a Napoli ha detto per me faremo un grande campionato, ho visto la squadra, lui ci ha sempre creduto, ci crede ancora e io l'ho seguito fino alla fine perché
Pino merita questo perché è un grande presidente. Io dico sempre, il presidente non è quello che caccia i soldi, ma è quello che segue la squadra, è quello che si impegna, e lui sta facendo tanto per quest'isola. Veramente un plauso a Pino. Ci sono quindi le premesse per un futuro importante? Le premesse per un futuro importante sicuramente di un salto di categoria. Poi, come al solito, il territorio deve rispondere, perché Pino da solo o con 10-11 amici nostri la Serie D non si può fare, bisogna avere alle spalle l'imprenditoria locale, lo dico sempre, l'ho detto all'epoca quando me ne andai, se poi vogliamo tutti napoletani, non credo che questo sia lo spirito di quest'isola, soprattutto dove c'è una squadra quasi tutti ischitani, quindi è giusto che l'imprenditoria questa volta esca fuori e non perdiamo una categoria, perché io mi ricordo quando arrivavamo in Serie C, a prescindere dallo stadio sempre pieno, ma venivano le squadre avversarie, Foggia, Taranto, club importanti, dicevano: che bella isola, non l'ho mai vista. Questo per farvi capire che potenziale ha l'Ischia Calcio a livello di turismo e di portare gente sull'isola. È vero che non abbiamo bisogno, perché ancora oggi dico che è l'isola più bella del mondo, però un po' di pubblicità non guasta, tutte le persone, i tifosi delle squadre avversarie ben vengono qui in Serie D o addirittura in Serie C per godersi poi questa magnifica isola. Da questo punto di vista quindi sarebbe opportuno coinvolgere anche gli imprenditori non solo di Ischia Comune ma proprio di anche degli altri comuni, superare i 6 campanili. E lo diciamo sempre, questa è la cosa più difficile a Ischia, questo campanilismo deve finire, perché l'isola è unica, l'isola è Ischia, quindi fare un solo comune, questo è un fatto politico, però anche avere una sola squadra. Se noi pensiamo quante eccellenze calcistiche ci sono nel Forio, nel Barano, immaginate insieme questo territorio che cosa può dare al calcio. E sicuramente farebbe qualcosa di più se si uniscono, perché tante piccole realtà possono diventare una grande realtà. Ed è stato un weekend felice nel calcio di eccellenza anche per il Real Forio, che nella settimana del Carnevale ha rifilato uno scherzetto al Saviano battendolo a domicilio. La squadra biancoverde gioca una prestazione attenta e concreta su un campo in terra battuta, ha fatto semplice, il successo arriva con un gol per tempo, entrambi messi a segno allo scadere dalla relativa frazione di gioco. Nel primo tempo è Delgado a portare in vantaggio biancoverdi, nel recupero del secondo tempo Guatieri chiude definitivamente i conti per la squadra biancoverde matura, un importante successo in chiave salvezza. Guardiamo la sintesi. Il Real Forio 2014 si aggiudica l'importante sfida del Piero di Saviano. Nel primo tempo poche le occasioni da gol, ma il Real Forio passa al minuto numero 41. Tutto nasce da un calcio di punizione di Mario Sogliuzzo, l'azione che poi si sviluppa ancora sulla corsia di sinistra, sul traversone di Filosa, Delgado svelta più in alto di tutti e fa esplodere la gioia biancoverde. Fede Delgado, quarto centro in campionato in appena 2 mesi da quando è arrivato all'ombra del Torrione. La gioia del Real Forio che sblocca la partita sul finire del primo tempo. E così le squadre vanno al riposo con la rete di Delgado a portare in vantaggio il Real Forio. Nella ripresa nessun cambio nell'11 di Iervolino. Una sostituzione invece per quanto concerne il Saviano, un Saviano che cerca la rete del pareggio al minuto numero 10, c'è questo contatto in aria, ma per l'arbitro è tutto regolare. Ancora Saviano, Chirullo finisce giù, il calcio di punizione comandato dal direttore di gara per il fallo realizzato da Delgado. Punizione da posizione decisamente pericolosa dal limite dell'area, la battuta di Chirullo con la palla che finisce alta, non di molto. Il recupero palla del Real Forio che ha una ghiattissima occasione per raddoppiare i conti. Contropiede, ripartenza 4 contro 2, Guatieri vuole la conclusione. Si salva però in questa circostanza il Saviano. Poi il traversone, la palla per Solimeno, subentrato alla panchina. Arriva il gol dell'ex, ma è tutto annullato per posizione di fuorigioco. Le proteste di Solimeno e della squadra di Mister Mann, che aveva accarezzato il pareggio.
Ancora Saviano con la palla che arriva, la deviazione in calcio d'angolo da parte della retroguardia biancoverde, chance alla bandierina per l'11 savianese e poi le sostituzioni di mister Iervolino che getta la mischia Gelicain e Savio, il cartellino rosso, siamo al minuto numero 90 per Amendola che esagera un po' con le proteste. Saviano dunque in 10 per i minuti conclusivi del match, il rosso ad Amendola che complica i piani di Mr. Mann e dei suoi ragazzi, ne approfitta immediatamente il Real Forio che in pieno recupero piazza il colpo del 2-0. Ancora una ripartenza, l'assist, l'apertura illuminante di Pasquale Savio per Guatieri che in aria non sbaglia, 2-0 Real Forio e partita conclusa al Pierro con la rete di Pietro Guatieri, micidiale ripartenza della squadra foriana che non perdona e con Guatieri mette il sigillo sul match. È il minuto numero 92, il secondo dei 6 di recupero concessi dalla terna arbitrale, ma ormai la vittoria preziosissima è in cassaforte di Real Forio. Vince 2-0 la squadra biancoverde che avanza ancora in classifica. Calcio a 5, chiudiamo con lo sport. La Virtus Libera Isola d'Ischia non riesce a superare la Napoli Barrese, rimedia la seconda sconfitta dell'era di Costanzo. Capitan Coppa e compagni però giocano una gran gara costruendo un gran numero di occasioni e subendo la quarta rete solo nei minuti conclusivi con in campo il portiere di movimento non poco, visto e considerato che dinanzi c'era la Barrese che sin dalle prime giornate del campionato staziona stabilmente nelle zone nobili della classifica. Dopo un primo tempo intenso e ben giocato dalle due squadre, è nella ripresa che gli ospiti mettono la freccia grazie ad uno scatenato Pispico autore di tre reti. La sconfitta non compromette le ambizioni playoff degli isolani, il Napoli Barrese invece grazie ai tre punti conquistati sull'isola si conferma nelle zone nobili della classifica. Prima di salutarci, come sempre, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì, quando possiamo notare a scala europea questo esteso anticiclone che ancora interesserà il Mediterraneo centrale. Perturbazioni invece molto più a nord tra le isole britanniche, la Scandinavia e poi anche parte di Portogallo e Spagna. Andiamo al dettaglio però sull'Italia, quando l'alta pressione ancora interesserà le nostre regioni, a parte qualche piovigine su Levante Ligure, altrove clima asciutto. Cambiamenti però probabilmente nella seconda parte di settimana, da venerdì, quando ritornerà il maltempo invernale almeno al centro nord. Nel dettaglio possiamo osservare una giornata che sarà in prevalenza stabile, con nubi basse però in pianura padana e sui settori pedemontani e poi lungo versante tirrenico. Il rischio di qualche piovigine solo per il Levante Ligure. Ulteriori dettagli e approfondimenti li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Bene, con il telegiornale di Nuvola TV è tutto. Entriamo nel vivo del palinsesto di Nuvola TV dedicato al Carnevale. Tra pochissimo, al termine del telegiornale, trasmetteremo proprio la conferenza che si è tenuta ieri, di cui prima abbiamo ascoltato anche il servizio, nella conferenza nella quale è stato appunto illustrato lo studio e le tappe che hanno portato il Carnevale di Monterone all'iscrizione all'IPIC, Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania. E poi domani alle 17:30 saremo in diretta da Monterone per seguire quelli che saranno i momenti più importanti del Carnevale, con immagini che arriveranno anche dalle altre piazze. Vedremo qualcosa che è stato organizzato anche nel weekend e dunque cercheremo di vivere come nostra tradizione, a modo nostro, il Carnevale. Grazie per essere stati con noi. Anche domani sera ci sarà il telegiornale di Nuvola TV, appuntamento come sempre alle 20:30. Buon proseguimento di serata e alla prossima.